di maledizione, rewind. Tramite il nostro spirito, ok? Non attraverso la nostra anima, cioè non attraverso le emozioni. Ma quando una persona nasce di nuovo, è nata di nuovo, dopo ve lo spiegherò, dentro il cuore, e non parlo di emozioni, perché noi confondiamo il cuore con l'anima, ma la Bibbia parla di cuore parlando dello spirito, non dell'anima. È la parte che non riguarda le emozioni, ma riguarda qualcosa di ancora più profondo. Quando tu chiudi gli occhi, se io vi dico chiudete gli occhi e orientate il vostro cuore al Signore, capite quello che voglio dire? Voi non avete bisogno di vederlo, ok? Non avete bisogno di vederlo, ma se chiudete i vostri occhi e orientate il vostro cuore a Lui, sentite che la parte più profonda di voi è volta verso Lui, ok? Chiudete i vostri occhi, alzate le vostre mani dolcemente e adoratelo. Semplicemente riconoscete la sua presenza, godete la sua presenza, gustate la sua presenza. Imparate anche qua nella vostra adorazione, nella vostra vita di preghiera personale. Quando chiudete gli occhi, alzate le vostre mani, non è un gesto soltanto, è il vostro cuore che si eleva a Lui. State alzandolo al di sopra delle vostre emozioni, lo state alzando al di sopra delle vostre situazioni, state riconoscendo che Lui è. Lui si è rivelato a Mosè con questo nome: io sono colui che è, non colui che faccio, io sono colui che è. Dai, adoriamolo semplicemente. Se volete muovere il vostro corpo, sentitevi liberi di adorarlo in spirito. In spirito, e adorare in spirito significa adorare in verità, perché Lui è la verità. Sopra tutto quello che le circostanze dicono, Lui è la verità. Sopra la diagnosi che il medico ti ha dato, Lui è la verità. Sopra quello che la tua anima, a volte scompussolata, dice, Lui è al di sopra, è la verità. E quando Davide diceva, io entro nel santuario, lui entrava in un luogo fisico che era il tempio, ma noi entriamo nel nostro cuore, dove Lui vive, per adorarlo. Mettetene gli occhi chiusi, adoratelo, lasciate sprofondare nella sua presenza. Adorare Dio è qualcosa di incredibile. Dio fa delle cose straordinarie, quindi noi lo adoriamo perché siamo disponibili a Lui, siamo ai Suoi piedi, ai piedi di un Padre. Io ti adoro. Io ti adoro.
presenza, vieni Signore, invochiamo la tua presenza, scendi su di noi, vieni luce dei cuori, vieni luce dei cuori, con la forza e fedeltà, con la forza e fedeltà, fuoco eterno d'amore, fuoco eterno d'amore, questa vita offriamo, questa vita offriamo a te. Thank you.
forza della tua presenza, c'è luce della tua presenza. Ogni cosa è possibile nella tua presenza, c'è verità nella tua presenza. Alza le mani e dichiara: io sono forte nella tua presenza, io posso essere me stesso nella tua presenza. Ho la rivelazione di che io sono in te nella tua presenza, alla tua presenza, alla tua presenza, alla tua presenza. Alzo le mie mani nella tua presenza. Tu sei colui che ha creato il cielo e la terra. Tu sei colui che è sceso dal cielo sulla terra per tirare me, come dice il Salmo, fuori dal pantano fangoso e farmi sedere in alto tra i principi del popolo. Amen. Hai fatto di noi dei re e dei sacerdoti e regneranno sopra la terra. Noi ti innalziamo questa sera, re dei re e signore dei signori. Gloria a te Gesù Cristo, gloria a te, gloria al tuo nome Gesù. Anche di anni ascolteranno questa registrazione. Voglio invitarvi a stendere le vostre mani proprio verso il telefono, verso coloro che ci stanno seguendo da casa, e dichiarare un'opera potente sulla loro vita stasera. Signore, per te non ci sono distanze. Noi dichiariamo toccare questa sera, battezzare con lo Spirito Santo tutti coloro che ci seguono, anche Signore online, e coloro
che ascolteranno in diretta o registrata questa registrazione. Nel nome di Gesù vogliamo dichiarare il tuo regno venire con il fuoco stasera. Amen. Nel nome di Gesù vogliamo dichiarare malattie guarite, Signore. Amen. Vogliamo dichiarare opere che nascono. Amen. Chiamate, Signore, profetiche nel nome di Gesù. Vogliamo dichiarare che non c'è limite, Signore, per quello che tu puoi fare mediante la grazia che opera, la potenza che opera in noi. Nel nome di Gesù, e ti ringraziamo, come avendolo già ricevuto. Grazie. Questa sera faremo la conoscenza di una persona straordinaria, oltre me ovviamente. Di una persona con la P maiuscola. Il suo nome è Spirito Santo. Quanti vogliono conoscere? Domenica c'eravate, abbiamo fatto un viaggio con lui, con questo servo misterioso che poi abbiamo scoperto. Non ha un nome perché ovviamente rappresenta lo Spirito Santo, e Genesi 24 dice: colui che ha autorità su tutti i beni del suo padrone. Ovviamente il padre non è il padrone dello Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è Dio, ok? Ma è un'immagine che ci fa capire che lo Spirito Santo prende tutto ciò che appartiene a Dio e eredità di Gesù e ce lo porta. Gesù ha detto: quando verrà lui non parlerà da sé, ma prenderà tutto ciò che è mio e ve lo annuncerà. Dio vuole parlarci per mezzo dello Spirito Santo, ma parlarci davvero. Ovviamente dove ci parla nel nostro spirito. Come fai a riconoscere quando Dio ti parla o quando il diavolo ti parla o quando la tua anima ti parla? Normalmente noi possiamo ricevere informazioni da tre tipi di sorgenti. Le possiamo ricevere dall'uomo, a volte quanto tante per tutti quelli che tutti i giorni Dio gli parla, vi assicuro che non è Dio. Il Signore mi ha detto, ogni tanto, a volte dico: cavolo, ma ogni tanto fammi di qualcosa anche a me. Dio parla, sì, ma sempre il Signore mi ha detto, a volte è la nostra anima, ok? Come si fa a riconoscere? Normalmente quando è la tua anima sono coinvolte le emozioni, e quando è Dio che ti parla, sai chi è Dio. Come fai a saperlo? Quando Dio ti parla, sai chi è Dio. Perché ve lo dico? Perché in Giovanni 10 Gesù un giorno ha detto: le mie pecore conoscono la mia voce. Tanti dicono: ma come faccio a riconoscere la voce di Dio? Semplice, quando Lui ti parla, lo riconosci, vieni da Lui. Quando Dio ti parla, sai chi è Dio. Ok? E Dio non parla delle categorie di persone straordinarie. Ok? Dio parla a tutti coloro che sono disponibili ad ascoltare. Oppure possiamo ricevere informazioni dall'uomo, ci può parlare l'uomo, ma quando Dio ti parla attraverso l'uomo, e Dio può parlarti attraverso l'uomo, attraverso la profezia ad esempio, attraverso una parola di sapienza, una parola di conoscenza, quella parola arriva direttamente al cuore. No, non arriva alla mente, arriva al cuore. Quando è il diavolo che ti parla, non lo riconosci da quello che dice. Non so perché sto dicendovi queste cose, ma credo che il Signore mi stia portando a dirvi queste cose. Quando il diavolo ti parla, non devi guardare a quello che lui dice, perché il diavolo sa parlare molto bene il religiosese. Il diavolo non verrà mai, non è così stupido da venire, da farsi riconoscere. Anzi, la Bibbia dice che lui si traveste da angelo di luce. Ma quando è il nemico, non produce mai una pace nel tuo spirito. Quando Dio ti parla, produce pace nel tuo spirito. Magari ti dice l'ultima cosa che vorresti sentirti dire a questo mondo, ma hai pace. La mente ti dice, ma dentro il tuo spirito è un lago tranquillo. Ok? Perché Giacomo 3 dice che il frutto dello spirito si semina nella pace. Ok? Quindi quando Dio ti parla, lo riconosci perché produce pace. E sai che quella voce è familiare. Ogni volta che Dio che ti parla, Lui ti consola, ti incoraggia, anche quando ti corregge, ti riprende, ma Lui ti incoraggia sempre. Se è qualcosa che ti abbatte, che non ti fa vedere via d'uscita, che ti turba, stai sicuro che non è Dio.
A volte sono delle profezie che quando ti vengono dette provocano un turbamento, senti che la tua anima, quello non è Dio, ok? Perché il Signore parla sempre attraverso la sua pace, ok? Questa sera parleremo dello Spirito Santo, ma non faremo un incontro teologico sullo Spirito Santo, che non ci interessa, ma vogliamo fare esperienza dello Spirito Santo, ma capire alcune cose, soprattutto per i fratelli che ci ascoltano da casa, perché in giro ci sono, come sempre, come da tutte le parti, dei miti, ok? Uno ve l'ho raccontato forse l'altra volta, mi pare, quando viene insegnato che quando tu pecchi o sbagli lo Spirito Santo va via da te. Questa è un insulto allo Spirito Santo, una bestemmia, perché se Gesù ha detto che colui che convince quanto al peccato è lo Spirito Santo, se lui va via come fa a convincerti? Non è che ci vuole molto. Okay. Lo Spirito Santo fortunatamente non è come tanti religiosi che si scandalizzano delle persone che sbagliano. Lo Spirito Santo può essere contristato, chiaramente, la sua presenza in noi, lo dice la lettera agli Efesini, soprattutto quando usiamo delle parole di scoraggiamento, quando parliamo contro la parola, quando ad esempio diciamo no, io non posso, non sono in grado, ok? Quando la Bibbia dice che possiamo contristare lo Spirito Santo attraverso il nostro parlare, non è quello che a volte noi crediamo, se uno scappa una parolaccia, non dovremmo dirle, per carità, però non è tanto quello, è quando noi andiamo contro quello che lui dice nella nostra vita. Lo Spirito Santo è chiamato l'avvocato, è chiamato il consolatore, è lì per incoraggiarci, è lì per consolarci, è lì per spingerci. Quando noi invece andiamo contro questo, allora lui ci porta da una parte e noi vogliamo andare da quell'altra. Okay? A volte la falsa umiltà, no, mi non sono in grado, non io mi sento, tutto questo non ha a che fare con lo Spirito Santo. Perché quando lo Spirito Santo ti chiama a fare quello che tu puoi fare. Paolo diceva, io posso tutto in colui che mi fortifica. Soprattutto se lui ti chiama a fare qualcosa è perché lui sa che ti dà quello che ti serve per andare avanti. Voglio farvi vedere qualcosa che si trova all'inizio della Bibbia, velocemente, in Genesi capitolo 1, proprio verso 1 all'inizio. Genesi 1 dice, verso 1, nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era informe, vuota, le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. Attenti, compare subito lo Spirito Santo. E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque. Questo verbo aleggiava, nell'ebraico è il verbo che si usa quando la gallina sta sull'uovo. Sapete che la gallina cova l'uovo? Sta sull'uovo un tempo fin quando l'uovo è pronto e il pulcino esce fuori, ok? Dal buio alla luce. Notate che lo Spirito Santo è presente. State attenti perché qui c'è un principio straordinario, velato, ma straordinario. Alcuni dicono che dal verso 1 al verso 2 è accaduto qualcosa. Perché nel principio Dio creò il cielo e la terra, e tutto quello che Dio crea è perfetto. Dio non crea qualcosa di vuoto, informe e tenebroso, perché Dio è luce, Dio è ordine. Quindi alcuni dicono che tra il verso 1 e il verso 2 c'è stata la caduta di Lucifero, il quale è stato precipitato sulla terra e per questo motivo la terra sarebbe diventata tenebra, vuota e informe. A noi non interessa, ok? Ma è un'interpretazione più che plausibile, perché ciò che Dio crea è perfetto, ok? Non si capisce perché a un certo punto, perché quel verbo era, in realtà nell'ebraico ha il senso di diventare, la terra diventò, quindi non l'aveva Dio creata così, ok? In qualche modo la terra diventò buia, vuota e informe. Però attenti, lo Spirito Santo è presente, guardate, qui c'è un principio incredibile che ci insegna sulla fede e come noi dobbiamo vivere per fede. Noi crediamo che quando lo Spirito Santo è presente, tutto accade. Non è così. Perché lo Spirito Santo stava incubando sopra questa terra vuota, informe e deserta, e nonostante lo Spirito Santo fosse lì, la terra era vuota, informe e deserta. Noi invece crediamo, se c'è lo Spirito Santo, deve subito creare ordine. E invece no.
mancava qualcosa. Tu hai fatto la scuola biblica. No. Attenti al verso 3. Dio disse sia luce. E luce? Fin quando Dio non pronuncia la parola, non accade niente. Eppure lo Spirito Santo era presente. Ma fin quando Dio non rilascia la parola, questa parola è quella che si è incarnata nel grembo di Maria, si è fatta carne ed è nata come uomo, ed è Gesù Cristo, questa parola. Fin quando Dio non rilascia la parola, lo Spirito Santo non si muove. Tutto è fermo. Perché vi dico questo? Perché dopo che Gesù Cristo ha compiuto l'espiazione del peccato sul Calvario, 2000 anni fa, alcune settimane dopo, lui è stato 40 giorni, ok? Vivo, risorto, è stato con i discepoli, poi è tornato al Padre. Dopo 10 giorni che lui è tornato al Padre, 40 più 10, 50, è stata la festa della Pentecoste. Pentecoste vuol dire 50 giorni. In quel giorno, siccome il peccato era stato cancellato, lo Spirito Santo è potuto tornare sulla terra. State attenti. Molti credono che lo Spirito Santo sia venuto solo in quella sala dove erano riunite 120 persone. Poi si è tornato via, poi ritorna, poi va su, in giù, in giù, in giù. Non è così. Da quando lo Spirito Santo è tornato sulla terra non è più andato via. Oggi lo Spirito Santo è sulla terra, è qui. C'è un passo in un salmo dove dice che lo Spirito del Signore copre la terra come le acque coprono il mare. Potremmo chiederci, ma perché allora, se lo Spirito Santo è sulla terra, la vita di molte persone è informe, vuota e buia? E noi crediamo che quando lo Spirito Santo viene, allora loro vengono salvate. Non è così. Lo Spirito Santo oggi, dopo la Pentecoste, è sulla terra. È vero che noi lo invochiamo, ma è più un gesto di fede, perché noi non abbiamo il bisogno di invocarlo, perché dopo, quando pregheremo, vi accorgerete che è qui e lo sentirete. Noi apri le porte del cielo, ma le porte del cielo sono già state aperte da Gesù 2000 anni fa. Perché lo cantiamo? Come atto di fede, perché ci piace la canzone. Ma lo Spirito Santo non apre, perché noi stasera gli abbiamo detto vieni, lui viene. Ragazzi, non è così. Ok? Non è che se non lo invochi lui non c'è. Primo, se avete accettato Gesù Cristo e siete nati di nuovo, lo Spirito Santo è dentro di voi. Se siete battezzati con lo Spirito Santo, è dentro di voi e sopra di voi. Dopo ne parleremo. Quindi non è che quando tu lo invochi, lui viene. E poi lui, finito il culto, siccome lui è il signore dei culti, va via. E poi domani vai al lavoro. Ma noi, attenti, perché noi pensiamo così in realtà. Pensiamoci bene. Ora io sono al lavoro e lui a fare i suoi affari da qualche culto. Non è così. Lui è, ma noi dobbiamo diventare consapevoli, lui è con te sempre. Gesù ha detto, io vi do un altro consolatore, il quale rimarrà con voi per sempre. Mentre tu sei al lavoro, lui è lì. Mentre stai litigando con tua moglie, lui è lì. Mentre stai litigando con tuo marito, lui è lì. Mentre sei a fare le pulizie nel bagno, lui è lì. Mentre stai adorando, lui è lì. Lui è presente sempre. Attenti, perché queste cose sono importanti. Ma a te, lui non si muove fin quando non è rilasciata la parola. Quando lui è presente e viene rilasciata la parola, lui agisce. Questo è il motivo per cui quando, ad esempio, durante i momenti di guarigione Dio dona delle parole di conoscenza, la persona non guarisce fin quando la parola di conoscenza non è rilasciata. Eppure lo Spirito Santo è lì. Ma come lo Spirito Santo nella prima creazione era presente, ma fin quando Dio non ha detto sia luce, niente è accaduto. Così oggi lo Spirito Santo è presente, ma finché tu non parli, niente accade. Ecco perché io insegno sempre alle persone a pregare ad alta voce. Perché l'uomo ha una cosa che lo distingue da tutte le altre creature e l'unica che lo rende davvero simile a Dio, ed è la parola. La parola può uccidere, ma la parola può dare vita.
vi faccio un'applicazione pratica di Genesi 1:2. Avete presente quelle città in cui ci sono quei viali con tutte le prostitute? La vita di quelle povere donne è vuota, buia e informe. Dirò qualcosa che farà arrabbiare i religiosi, ma a me interessa un accidente. Lo Spirito Santo è lì. Il problema è che finché qualcuno non andrà a dire sia luce, niente accadrà. Perché ci è stato detto portate il Vangelo? Perché la luce del Vangelo, quando tu vai a portare, Dio ti ama, Gesù è morto per te, Gesù ti ha riscattato, il Padre ti aspetta a braccia aperte, Gesù ha pagato tutti i tuoi peccati, quelli che stai facendo stanotte è morto per te. Allora quando tu dai la parola, lo Spirito Santo agisce. Questo è il principio. Ok? Ecco perché è importante, quando noi facciamo delle proclamazioni, imparare a pregare ad alta voce e rilasciare la parola. Perché quando voi rilasciate la parola della fede, lo Spirito Santo è lì. Lui prende quella parola, la potenzia e la manda ad effetto. Ecco perché in Geremia è scritto, capitolo 1, io vigilo sulla mia parola per mandarla ad effetto. Come lo Spirito Santo incubava sopra le acque nella prima creazione, appena Dio ha detto sia luce, lo Spirito Santo ha preso quella parola e l'ha sprigionata in potenza, e tutto ciò che era vuoto è diventato bello, tutto ciò che era buio è diventato luminoso, tutto ciò che era informe è diventato ordine. Così quando noi rilasciamo la parola, la potenza di Dio si manifesta, perché è lo Spirito Santo che prende la parola che tu rilasci e la... Allo stesso modo, quando noi rilasciamo parole negative, il diavolo prende quelle parole. Ecco perché la Bibbia è molto severa, soprattutto nella lettera di Giacomo, al capitolo 3. E il libro dei Proverbi dice che la vita e la morte sono nel potere della lingua. Ok? Noi possiamo uccidere con la parola. C'è un proverbio che dice ne uccide più la lingua che la spada. Ma noi possiamo portare vita. Il libro dei Proverbi dice la lingua dei giusti è una fonte di guarigione. Amen. Perché noi possiamo dare vita. Quante volte una parola di incoraggiamento ha il potere di tirarti fuori da un momento in cui sei fuori di te? Magari una persona ti sta parlando per bocca di Dio e tu senti la vita che rientra in te. E qualcosa, magari vai a un culto, sei abbattuto, senti la parola di Dio e qualcosa ti porta. Quello è sia la luce e lo Spirito Santo lo fa. Ok? Adesso vi faccio vedere qualcosa che è accaduto nella nostra vita quando noi abbiamo ricevuto Gesù Cristo. Vi ricordate che, riprendo un attimo la prima lezione, Dio ha creato l'uomo spirito, poi gli ha dato un corpo e poi ha messo l'anima dentro, che sono le emozioni, la volontà. Questa tripartizione io di solito la insegno attraverso una candela e il suo portacandele. Il portacandele è il corpo, ok? È il sostegno, ok? Poi c'è la candela che è fatta le due parti, c'è la cera e dentro la parte più interna lo stoppino. Questo è il corpo, la candela è l'anima e lo stoppino è il nostro spirito. Quando Dio ha creato l'uomo, ha messo il suo spirito nello spirito dell'uomo. Infatti c'è un proverbio che dice lo spirito dell'uomo è la lampada del Signore. Perché dove vive Dio? Dio vive, il fuoco rappresenta lo Spirito Santo, vive nel nostro spirito e comunica al nostro spirito. Infatti Paolo dice in Romani, lo Spirito Santo attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. Lo Spirito Santo nel tuo spirito è come una fiamma che brucia sul tuo spirito. Vedete, la fiamma e lo stoppino sono una cosa sola. È l'immagine del pruno ardente di Mosè, il pruno che non si consuma, ok? Questo è l'uomo, ma quando l'uomo ha peccato, lo spirito è rimasto uno stoppino bruciato. E da questo momento l'uomo ha cominciato a vivere per l'anima, perché lo spirito era inattivo. E la religione è nata da lì. La religione è fondata sull'anima, ha bisogno di immagini. Perché? Perché l'immagine ti suscita un'emozione. Tu guardi un'immagine, ma stai contattando Dio con l'anima e non puoi. Non solo l'immagine non ti aiuta, l'immagine è un ostacolo. È quando non hai niente che sei obbligato a contattare Dio con lo spirito. Ok? Questo è adorare spirito e verità. Ma Gesù è venuto ed è morto sulla croce e ci ha fatto nascere di nuovo.
Vi ricordate la volta scorsa? Quando una persona ascolta il Vangelo e accetta Gesù come il proprio Signore, non è la formula, io ti accetto come personale Signore Salvatore. Io quando sono nato di nuovo non ho detto quella formula, ma in un mare di lacrime ho detto: Gesù, prendi la mia vita per sempre. Ho dato la mia vita a Lui. Lui aveva dato la sua vita per me, io semplicemente ho reso la mia vita a Lui. In quel momento Dio non mette a posto lo stoppino, ne fa uno nuovo. Il corpo è lo stesso, l'anima è l'anima, ma lo spirito nostro è nato di... E a quel punto lo Spirito Santo può tornare. Questa è la nuova nascita. Lo Spirito Santo oggi è una fiamma che brucia dentro il nostro spirito. Lui vive dentro di noi. Ricordatevi una cosa, un principio straordinario. Dio abita solo ciò che Lui ha costruito. Lo ripeto. Dio abita solo ciò che Lui costruisce. Noi non possiamo costruire qualcosa e poi dire al Signore: ti ho fatto questo, ora vieni ad abitarci. Lui non lo fa. Lui abita solo ciò che Lui costruisce. Lui ci fa nascere di nuovo, fa nascere di nuovo il nostro spirito e viene a vivere lì. I luoghi dove noi ci incontriamo non sono la casa del Signore. La casa del Signore è questa. Metti la tua mano così e fai vedere qual è la casa di Dio. Questa. Questa può essere la casa della Chiesa. Ma noi siamo cresciuti da piccino che quando si entra in chiesa si parla piano perché lì c'è Gesù. Invece fuori no. Ma capite che fortezze crea nella mente? Che Gesù è in un posto ma non è in un altro. Quindi la nostra vita è fatta a compartimenti stagni. Quando vado in chiesa, poi quando esco fuori posso infilare due dita nel... Tanto lì, no, Dio non mi sente. Lì si parla piano, sono disturbo, perché è lì che sta lavorando il computer. No, Lui non vive in luoghi, Lui vive in noi. Dove vive? Nel tuo spirito. E dove comunica? Al tuo spirito. Ti parla al tuo spirito, dà rivelazione al tuo spirito. Quando voi ascoltate la parola di Dio, non l'ascoltate qui. L'ascoltate qui. La parola di Dio è una spada che penetra nello spirito e ha il potere di portare vita. Attenti però, la fiamma piano piano scioglie la cera. Come la fiamma scioglie la cera? Se tu coltivi un rapporto tramite l'adorazione, la meditazione della parola, la comunione con Lui, la tua anima piano piano si ammorbidisce. La tua anima guarisce, la tua anima viene. Infatti, dopo che tu passi un tempo a ascoltare la parola di Dio, a meditare, ma anche in comunione con i fratelli, senti che la tua anima è più dolce, sei un po' meno carogna di prima, dai. Non è che qualcuno ti ha detto che non lo devi fare. Quella è la legge che ti dice non devi, non devi, non devi. Ma la grazia scioglie, perché piano piano la vita dallo spirito si allarga e va anche al corpo. Man mano che tu passi tempo nella sua presenza, anche il tuo corpo sente beneficio, perché ricordate, Dio lavora dal dentro, guardatelo, dal dentro al fuori, invece il diavolo lavora dal fuori al dentro. Lui usa le circostanze esterne per turbare la tua anima, arrivare fino allo spirito se possibile e far ammalare il tuo corpo, usando cose esterne. Invece Dio lavora sempre dal dentro. Non so se avete visto su Facebook quella bella vignetta dove c'è un uovo che si rompe e dice: se un uovo è rotto da una forza esterna, sì, muore, ma se è rotto da una forza interna, vive, è il pulcino che esce, sì, fuori. Perché Dio lavora così, Dio lavora dal dentro. Quindi noi coltiviamo il nostro rapporto con Dio per mezzo del nostro spirito. Il libro dei Proverbi, al capitolo 4, mi pare, dice: coltiva il tuo cuore più di ogni altra cosa, che è lo spirito, perché da esso scaturiscono le sorgenti della vita. Quando Gesù ha detto in Giovanni 7: chi ha sete venga e beva, chi crede in me, come dice la scrittura, fiumi di acqua viva. Cosa sono i fiumi d'acqua viva? Lo Spirito Santo. Sgorgeranno dal suo essere più profondo. Quando tu sei battezzato con lo Spirito Santo, dal tuo spirito escono dei fiumi di potenza. Intorno al 1993, credo, se non vado errato, c'è stata un'esperienza di un risveglio incredibile in Argentina. Un risveglio è un movimento dello Spirito Santo che investe una nazione e porta milioni di convertiti.
Le chiese argentine si erano rese conto che la situazione della chiesa argentina era un po' impantanata, un po' mosciata. I pastori di tutta l'Argentina, l'Argentina non è come l'Italia, dove i pastori si fanno la guerra tra di loro e le chiese sono a scannarsi l'une con l'altra, sono insieme, ok? Magari diverse denominazioni, ma sono come dovrebbe essere, insieme. Hanno cominciato a pregare e digiunare. E un giorno un operaio che era coinvolto nel ministero, un operaio che fino alle 5 lavorava, faceva il metalmeccanico, poi si toglieva la tuta dal lavoro e andava a evangelizzare. Si chiama Carlos Anacondia e viene spesso anche in Italia. Durante un culto lui racconta che stava adorando Dio profondamente e a un certo punto sentì da dentro il suo spirito come un'esplosione di potenza, da dentro di lui. I risvegli non nascono perché il fuoco viene dal cielo, quello è venuto a Pentecoste. Oggi il fuoco è dentro. Lui sentì durante quel culto questo fiume di potenza che scaturiva e da lì è uscito un movimento dello Spirito Santo che ha portato milioni di salvati in Argentina. Dopo qualche anno facevano i culti negli stadi. C'erano 50, 60, 70, 100.000 persone e le persone venivano a Cristo con i cristiani che predicavano nelle strade e c'erano guarigioni, miracoli, segni durante. È un risveglio che è durato per tantissimi anni e addirittura ha cambiato il tessuto sociale dell'Argentina. Okay? Tutto questo è avvenuto nello spirito di una persona. Non perché lui aveva qualcosa di speciale, perché lui ha lo Spirito Santo come ce l'hai tu. Il problema è, ne sei consapevole e lo coltivi. Tu puoi alimentare una fiamma o la puoi tenere, ma la fiamma c'è. Okay? Quello che tu fai con la fiamma dipende da te. E questa sera parleremo di una benedizione che è successiva alla nuova nascita. La nuova nascita l'abbiamo vista la volta scorsa, è quella che noi chiamiamo salvezza, ok? Essere salvati, essere nati di nuovo. La nuova nascita ci fa vedere, ci fa entrare nel regno di Dio. Gesù ha detto, se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Tante persone dicono, io credo in Gesù da piccolo. Vi voglio far vedere una cosa, prendete la lettera di Giacomo. Lettera di Giacomo, io ce l'ho, è Nuovo Testamento, un pezzo in là, quasi alla fine. Io ce l'ho a pagina 1206. No, scusate, capitolo 2. Lettera di Giacomo, capitolo 2, verso 19. Non è sufficiente credere in Dio, dobbiamo nascere di nuovo. Credere in Dio non serve a niente, a un fico secco si dice, a niente. Credere in Dio non serve a nulla e questo versetto ve lo farà capire. Non è mio, è della parola di Dio, è Dio stesso che lo dice. Ditemi quando ce l'avete, lettera di Giacomo, capitolo 2, verso 19. Capitolo 2, verso 19. Se avete una Bibbia in più la possiamo dare. Tieni. Guarda, ti lascio la mia, è unta la mia, usa. Ora mi arriveranno le pietre su Facebook, sicuro. Mi sono arrivata anche ieri perché ho messo, mi ricordo ora, ma io ormai ho i miei fan che mi benedicono ogni volta, qualunque cosa metto mi benedicono. Verso 2, capitolo 2, verso 19, lo leggiamo? Tu credi che c'è un solo Dio e fai bene, poi dice, ma io non ci vedo più, anche i demoni lo credono e tremano, ascolta. Dice, tu credi che c'è un solo Dio? Fai bene, guarda, anche il diavolo. Ma il diavolo è salvato. Il diavolo crede in Dio? Sì. Ma non fa di Gesù il suo Signore. Credere in Dio non serve a niente. Non cambia la vita di nessuno. Dice, tu credi che c'è un solo Dio? Bravo, anche i demoni lo credono. Noi non crediamo in Dio, innanzitutto è Lui che crede in noi, primo.
Noi non crediamo in Dio, noi abbiamo incontrato una persona e l'abbiamo accettata nella nostra vita. Gesù ha detto: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna. Non è un fatto di credere, è che Gesù è mio. L'ho fatto mio. Io ho creduto che Lui è morto per me. Io non credo in Dio. Io credo che Gesù Cristo si è fatto carne, che Dio è diventato uomo, è morto su una croce, per me solo, per te sola, per voi personalmente. Dopo 3 giorni è risorto dalla morte, è vivo oggi, io l'ho ricevuto come il mio Signore e Lui è entrato nella mia vita per mezzo del suo Spirito e mi ha fatto nascere di nuovo, perché ero morto e sono tornato in vita, ero perduto e sono stato ritrovato, Luca 15. Ero morto e sono tornato. Vi ricordate cosa dice Gesù del figlio al prodigo? Era morto questo figlio ed è tornato? Nuova nascita. Noi siamo dei risuscitati. Spiritualmente noi siamo delle persone risuscitate. Noi eravamo morti a causa del peccato. Il nostro spirito era morto. Questo può credere in Dio quanto vuole, ma morto rimane. Quello che serviva è che quello stoppino venisse ricreato di nuovo. E quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo, il nostro spirito è nato di nuovo. E lo Spirito Santo in quel momento è venuto a vivere dentro di voi. Però, ciò però, che Dio non è contento così. Perché c'è un sacco di gente che non lo conosce. E noi non possiamo, attenti, il regno di Dio non lo possiamo portare con le parole. Si possono raccontare parole e i cristiani spesso fanno così, prendono la Bibbia sotto il braccio e lì Dio ce ne scampi. Prendono la Bibbia sotto il braccio con la cravatta. Poi vanno dalle persone che non credono, che non sono nate di nuovo, e vanno con la Bibbia. Il libro di Isaia dice: questo scritto è come se tu andassi da uno che non sa leggere e dici leggi. Questa è data per noi. Ma non è scritto che Dio ha tanto amato il mondo da dare la Bibbia. Non c'è scritto così. In Giovanni 13, 14, 15 è scritto: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Non ha dato il Nuovo Testamento e non ha dato la Bibbia. Altrimenti diceva: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato la Bibbia. Allora io vado a leggere la Bibbia alle persone. Sai cosa dice la Bibbia? Lui mi guarda e dice: a me non interessa cosa dice la Bibbia. Il regno di Dio non si porta con le parole. Quello lo fanno i testimoni di Geova, lo possono fare gli evangelici, lo possono fare, chiunque. Il regno di Dio non lo puoi portare con strumenti umani. Il regno di Dio, Gesù ha detto, è in potenza. E l'unico modo per cui il regno di Dio avanza è tramite la potenza. E la potenza è lo Spirito Santo. Amen. Voglio darvi un esempio. Quando l'uomo ha inventato le macchine, circa 1700 e qualcosa, 1764 mi sembra, sia l'invenzione della macchina a vapore, di Watt, in realtà non l'ha inventata lui, l'ha modernata, comunque, 1764 mi pare. La prima macchina ha utilizzato come potenza per muoversi il vapore. Si chiamava la macchina A. Bravo, vedete rivelazione, si vede già lo Spirito Santo comincia a lavorare, ok? Che cosa è il vapore? Il vapore è acqua che passa dallo stato liquido allo stato gassoso, entra in pressione e muove i macchinari. Addirittura, prima hanno fatto le locomotive, poi sono arrivati a fare i piroscafi. Il famoso Titanic, o Titanic, era un piroscafo. Piros vuol dire fuoco, ok? Lo scafo che va a fuoco, perché, beh, poi è andato anche a fondo, insomma. Perché il fuoco cosa faceva bollire? Si vede nel film, no? Che sono lì con le caldaie, no? A buttare carbone. Perché metteva l'acqua in ebollizione e l'acqua quando va in ebollizione, se tu la canalizzi, diventa potenza, muove addirittura le pale di un'elica enorme come le 3 eliche del Titanic. Questo è un modo per capire il battesimo nello Spirito Santo. La Bibbia dice che lo Spirito Santo è fuoco, ma lo Spirito Santo è rappresentato anche dall'acqua viva, dall'acqua. Perché dona vita, ok? Perché... Quando
Questa è un'immagine, ma togliamola. Immaginatevi che voi siete un vaso. Quando siete nati di nuovo, siete stati riempiti dallo Spirito Santo, che è venuto a vivere nel vostro spirito. Lo Spirito Santo vi ha riempito. Ma non c'è potenza. C'è l'acqua, ma è lì. È come una pentola piena d'acqua. Ma se io uso una pentola a vapore, quando l'acqua è in ebollizione ho bisogno della valvola che sfiati, perché altrimenti esplode. Ok? Quando una persona è nata di nuovo, ha bisogno che quell'acqua che è dentro di lui, che è lo Spirito Santo, cominci a bollire. Bolla. Sprigioni vapore, esploda in potenza. E vi faccio vedere questo in Luca, scusate, Atti degli Apostoli, è un pochino più indietro, Atti degli Apostoli, capitolo 1, verso 8, Atti degli Apostoli, non andremo molto avanti, stiamo su questo e poi quarto d'ora e preghiamo. Atti degli Apostoli, capitolo 1, verso 8. Qui gli apostoli erano già nati di nuovo, perché? Perché Gesù era morto, era risorto, loro l'avevano visto, lui aveva alitato su di loro, aveva detto ricevete lo Spirito Santo. Quando noi siamo nati di nuovo, Gesù ha alitato in noi e ci ha dato lo Spirito Santo dentro di noi. E loro credevano di essere a posto. Gesù è risorto, ora torna al Padre, ora noi andiamo, brighiamo, convertiamo tutto il mondo. E Gesù invece dice, ragazzi, datemi una calma, perché voi non potete fare niente. Siete pentole piene d'acqua, ma non c'è potenza. E non mi potete andare a portare il regno di Dio con le parole. Il regno di Dio non si porta con le parole. Il regno di Dio si porta con la potenza. Quando Gesù camminava per le strade, ok, vediamo l'esempio di lui. Cosa faceva? Si metteva a fare studi biblici? Cosa faceva? Guariva, liberava e poi dopo insegnava. Attenti, lui faceva vedere il regno. I malati guarivano, gli indemoniati venivano liberati, le prostitute diventavano donne guarite, i ladri diventavano evangelisti, i mafiosi come Matteo diventavano evangelisti. Cambiava la vita delle persone, che c'era potenza. I storpi si raddrizzavano, i ciechi cominciavano a vedere. Questo è il regno. Il regno di Dio è giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Che un uomo sia malato è giusto? No, se il regno di Dio è giustizia, la giustizia di Dio guarisce il malato. Ok? Il regno di Dio quando invade un territorio cambia la vita delle persone, ma la cambia praticamente. I malati guariscono, i zoppi camminano, i ciechi vedono, le persone rotte di cuore vengono sanate, le persone senza speranza. Il regno di Dio cambia, ma cambia perché c'è potenza. Una chiesa deve avere potenza, tutte le settimane devono accadere queste cose. Ok? Si può, io domenica scorsa mi sono dedicato all'insegnamento, ma domenica prossima faremo una domenica particolare profetica e di potenza. Quindi faremo un culto in cui ci sarà possibilità di pregare per i malati e lasceremo lo Spirito Santo muoversi, perché il regno di Dio avanza così. La chiesa del Centro Cristiano Val di Cornia è cresciuta in pochi anni perché tutte le settimane c'erano guarigioni, liberazioni, nuove nascite, battesimi nello Spirito. Non va avanti con parole, va avanti con la parola e con la potenza. Ok? Guardate appena Gesù è risorto che discorsetto ha fatto ai suoi, che erano nati di nuovo, ma erano lì. Avevano lo Spirito dentro, ma erano lì. E Gesù al verso... No, andiamo al 4. Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, perché loro erano già partiti. Loro partivano, ora Gesù torna al Padre, noi andiamo e con la Bibbia in mano, non c'era ancora il Nuovo Testamento, ma insomma lo stavano per fare, e ora noi con la Bibbia cominciamo, andiamo a parlare di Gesù. E lui dice, Pietro, voi non dovete portare una religione, voi non dovete fare seguaci e proseliti, ce ne so già abbastanza di religioni. Io sono venuto per portare il regno, vi ricordate la prima lezione? Sono venuto a portare il regno di Dio. E voi dovete andare a proclamare, a far vedere il regno di Dio, non a farmi seguaci di una nuova religione. Quindi fermatevi. Ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre. Quindi c'era una promessa che ancora doveva adempiersi. Quella che gli disse avete udita da me, perché Giovanni ha battezzato sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. 10. Quindi ha promesso un battesimo nello Spirito Santo. La parola battesimo, cioè il battesimo in acqua, quello è per la salvezza, ma la parola battesimo vuol dire immersione.
Che cosa è il battesimo nello Spirito Santo? È che tu vieni immerso nello Spirito, inzuppato nello Spirito, infilato dentro il fuoco. La nuova nascita è lo Spirito in te. Il battesimo nello Spirito Santo sei tu nello Spirito. La nuova nascita è l'acqua che tu bevi. Il battesimo nello Spirito Santo sei tu che vai in una piscina. Infatti ha detto, verso 8, voi riceverete potenza. Ditelo con me. Noi abbiamo ricevuto vita eterna alla nuova nascita, ma Gesù ha detto c'è un altro passo, voi riceverete potenza, cioè quell'acqua deve diventare vapore, deve cominciare a bollire, si deve sprigionare potenza da voi, perché il regno di Dio, credo sia 1 Corinzi 1,24 se non sbaglio, Paolo dice il regno di Dio non consiste in parole, ditelo con me. Anche voi da casa ditelo con noi, il regno di Dio non consiste in parole, il regno di Dio non è portare dei volantini, il regno di Dio non è andare a rompere le scatole alle persone con la Bibbia, il regno di Dio è potenza, o è potenza o non è il regno, sarà una religione, sarà proselitismo, sarà quello che volete, ma non è potenza. Ma voi riceverete potenza. In greco nell'originale questa parola è dynamis, da cui viene dinamite. Come fa la dinamite quando scoppia? Boom. E tutto quello che c'è, tutte le opere del diavolo che ci sono vengono distrutte. Voi riceverete potenza, attenti, quando lo Spirito Santo verrà su di voi, non in voi. In voi è venuto quando siete nati di nuovo, è venuto dentro di voi. Ma ora lui vuole immergervi nel fuoco. Cioè lo Spirito Santo su di voi, siate voi dentro di Lui, perché in quel modo Lui manifesta potenza. E mi sarete testimoni, cioè dovunque andrete vedranno me. Essere testimoni non vuol dire andare a parlare alle persone di Gesù, essere testimoni vuol dire che le persone vedono te e vedono Lui. Cioè tu ti muovi e Lui si muove. Tu ministri e Lui libera. Tu ministri e Lui guarisce. Tu ministri e Lui trasforma. Usa te, perché lo Spirito Santo è in te e sopra di te, ma passa attraverso di te. Finché tu non rilasci quella parola, niente accadrà. Ecco perché sono partito da sia luce. Sia la luce, ha detto Dio, ma chi era presente lì? Lo Spirito Santo. Quando noi veniamo battezzati nello Spirito Santo, lo Spirito Santo che è buono, tranquillo dentro di voi come acqua che vi riempie, si manifesta e manifesta i doni, ma di questo ne parleremo il prossimo mercoledì. I doni dello Spirito Santo, doni di profezia, doni di guarigione, doni di miracoli, doni di... Noi abbiamo visto manifestare lo Spirito Santo in tutti i doni e io ho visto uscire dal mio ministero tutti a nuovi doni, non perché io li ho e gli altri non li ho, ma perché io ci credo. E se voi ci credete e lo Spirito Santo è in voi e lo Spirito Santo ha i doni, quanti ne avete di doni? Tutti. Quale dono ho io? Nessuno. Tu. Ma lo Spirito Santo li ha tutte e nove. Se Lui è in te, li ha tutte e nove. Quando hai bisogno di profetizzare, Lui ti fa profetizzare. Quando c'è un malato, quale dono attiverà? I doni di guarigione. Se stai insegnando, quale dono attiverà? La parola di sapienza. Se stai facendo consulenza, quale dono userà? La parola di conoscenza. Se stai facendo liberazione, quale dono userà? Il discernimento degli spiriti. Se sei in una situazione dove hai bisogno di fede, quale dono userà? La fede. Se hai bisogno di pregare in modo soprannaturale, quale dono userà? Le lingue. Se c'è una parlata in lingue e bisogna interpretare, quale dono userà? L'interpretazione delle lingue. Ma li ha Lui. Invece alcuni credono che sono specificati in un dono. No, lo Spirito Santo li ha tutti, ma usa quello che di volta in volta serve. Questa è la potenza. Quando una persona viene battezzata dallo Spirito Santo, lo Spirito Santo comincia a manifestarsi dal dentro al fuori e il primo segno sono le lingue. Il primo segno che una persona viene battezzata nello Spirito Santo è quando l'acqua bolle, come fa? Quelle lingue sono come il gorgoglio dell'acqua che sta bollendo e che sprigiona e il canale attraverso cui esce qual è? La bocca. Perché qui sta la parola.
E lo Spirito Santo per manifestare potenza, Dio per manifestare potenza, per creare, ha usato la parola. E cosa userà in noi che siamo fatti a sua immagine? La parola. E da dove uscirà questo fiume di potenza? Dalla bocca. Lingue, profezie, escono tutti dalla bocca. E i credenti cosa fanno? E sto anche attento di tenerla bella chiusa. Il Signore vuole farti parlare in lingue. Perché i cristiani sono fantastici. Quando sono nel mondo, parlano sempre. Quando è il momento di parlare, stanno così. Rilasciano una parola di fede. Però quando devono far parlare il diavolo, per maledirsi gli uni gli altri, allora... Fantastico. No, noi siamo spettacolari. Attenti. Ora vediamo l'applicazione, come è accaduta nella vita di questi 120. Gesù ha detto: non vi muovete da Gerusalemme, aspettate che arrivi la promessa. Attenti, cosa fanno oggi tanti cristiani? Si mettono a pregare e aspettano 10 giorni di preghiera. Qui è arrivata dopo 10 giorni, perché era la prima volta che lo Spirito Santo tornava sulla terra, dai tempi di Adamo. Era tornato sui profeti, era tornato su Sansone, su Davide, veniva per il ministero e poi... Ma adesso è tornato in forma stabile, perché? Perché Gesù ha pagato il peccato. E allora lui può tornare. Dopo che il peccato è stato rimosso, lo Spirito Santo è tornato sulla terra. Ma da quando è tornato non va più via. Da 2000 anni lo Spirito Santo è... Ma vediamo quando è tornato per la prima volta. Capitolo 2, verso 1. Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Qui bisogna che lo dica. Gloria a Dio per i culti online. Ma non possiamo vivere un cristianesimo virtuale. Se una persona è lontana e abita a 50 km la sera, dice: io devo tornare la notte alle 1, segui online. Ma se devi uscire da quel divano e fare 50 metri, fatti 50 metri, lo sapete perché? Perché il comandamento che Gesù ci ha dato non è guardate un culto online e ascoltate come un film, è amatevi. E guarda cosa dice, erano tutti nello stesso, stavano insieme. Noi stiamo insieme per la gioia, perché siamo il corpo di Cristo. Dovrebbe essere il nostro desiderio, se non lavorano, cioè ci mancherebbe, registriamo su Vado Online, i fratelli che ci seguono dalla Sicilia, che devono far prendere l'aereo per venire qui. No! Ma se io non ho il desiderio di muovermi da casa e di venire con voi, ma quale Vangelo sto vivendo? Sto vivendo una cosa egoistica che va a riempire il mio bisogno e gli altri possino crepare. Ma non è. Non è Gesù. Gesù è Salmo 133. Quanto è bello e soave che i fratelli stiano insieme. Erano tutti nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di un vento impetuoso che soffia e riempì la casa dove si erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco e si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Di solito i quadri della Pentecoste, cioè i discepoli con l'artrite al collo, perché stanno tutti così, non si capisce perché, hanno l'artrosi, stanno così. E poi c'è l'accendino sulla testa. È così. C'ha la fiammellina, l'accendino sulla testa. E sono tutti così. Non è che se ne posò una così, fu una lingua di fuoco che li riempì, furono immersi nel fuoco. Battezzati nel fuoco. L'avrete sentito, vi racconto l'esperienza del mio battesimo nello Spirito Santo. Io non sapevo nemmeno che esisteva lo Spirito Santo, ero nato di nuovo in macchina alle 1 di notte, in un fiume di lacrime, con una visitazione diretta da Dio. 7 giorni dopo, ero in macchina e stavo andando a Venturina da quella che allora era la mia fidanzata. Dio mi parlò per la prima volta, mi aveva parlato quando ero nato di nuovo. Mi parlò nel mio spirito e mi disse: voglio che tu vada in un posto a pregare. Erano le 5:30 del pomeriggio, non c'era il cellulare, perché i cellulari non c'erano ancora. Non avvisai nemmeno questa disgraziata che mi aspettava a casa, gira la macchina, quando Dio ti parla obbedisci, gira la macchina e andai a pregare. Ma non mi disse per cosa, perché Dio non ti dice tutto, ti dice fai un passo di fede, poi dopo ti dirò. Io entrai in questa chiesa vuota, non c'era nessuno, per pregare, ma io non sapevo chi era lo Spirito Santo, non avevo mai letto la Bibbia, niente, non avevo fatto nulla, fortunatamente.
Feci 5-6 passi per avvicinarmi verso il posto dove volevo pregare e a un certo punto sentì come, io la posso spiegare come se fossi stato immerso in un oceano liquido d'amore. Non c'ho altro modo di spiegarlo. Caddi a terra, mai visto cadere a terra nessuno, mi ritrovai a terra e io non ero più lì. Credo di essere stato 2 ore immerso nel fuoco e a un certo punto sentivo in questa chiesa un canto in una lingua che non conoscevo, che volteggiava in questa chiesa, un canto angelico. Mi sono reso conto dopo che ero io che cantavo in una lingua che non conoscevo e io avevo il corpo completamente preso dal fuoco, completamente. Quando mi alzai sentivo un fuoco che mi scorreva dentro le ossa e da quel giorno ebbi questa lingua, ma non sapevo cosa era accaduto. Dio volle che qualche giorno dopo incontrai un fratello che veniva ancora a Piombino, è stato il fratello che mi ha tirato su nei primi anni, e mi disse: tu sei stato battezzato nello Spirito Santo spontaneamente, diceva. Chi battezza nello Spirito Santo è Gesù. Lui, Giovanni Battista, ha detto: verrà uno più forte di me, lui vi battezzerà con lo Spirito Santo, non è il pastore. Gloria a Dio. Lui battezza con lo Spirito Santo. Spesso in risposta a una preghiera, la maggior parte delle persone, ora ve lo farò vedere, quando vengono imposte le mani vengono battezzate nello Spirito Santo, ma non è necessario, perché ragazzi lo Spirito Santo è qui e quando tu semplicemente dici: io ci credo che tu Gesù vuoi battezzarmi nello Spirito, eccomi qui, fallo, va sicuro che lui lo fa. E a quel momento la potenza di Dio entra dentro di voi e comincia a muovervi. Voi potete vedere miracoli, voi sentirete ancora più forte la presenza di Gesù, sperimenterete un livello più alto di fede e sarà una vita dinamica. Comincerete a pregare in altre lingue, comincerete a vedere pian piano i doni di Dio e accadono e nascono le opere di Dio. Le persone vengono raggiunte, la testimonianza diventa efficace, le persone ti sentono parlare e c'è la potenza che parla attraverso di te. Gesù ha detto: mi sarete testimoni. E guardate cosa accade. Questa lingua di fuoco allora non fu... non l'accendì. Fu una lingua di fuoco... e loro furono dentro questo fuoco, battezzati nel fuoco. La nuova nascita è il fuoco dentro di te, ma il battesimo dello Spirito Santo sei tu nel fuoco. E attenti, tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue. Attenti, cominciarono chi? Chi è il soggetto? Non lo Spirito Santo. Loro cominciarono a parlare. Invece i cristiani credono che è lo Spirito Santo che comincia a parlare. Io sto qui, aspetto, e aspetta. Attenti, cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro di esprimersi. Cioè, tu cominci a parlare, lui ti dà le parole. È una cosa semplicissima, perché quella lingua è dentro. E da quel momento, Pietro, che aveva fatto più danni della grandine, fa un discorso a Pentecoste, la potenza si manifesta, 3.000 anime vengono salvate. 3.000. Dice che quando lui parlava si sentirono trafiggere il cuore, ma erano le sue parole o era la potenza che era dentro di lui? E ragazzi, lo Spirito Santo di oggi è ancora l'originale, non è made in Taiwan, è ancora quello. Romani 6 dice che la potenza che ha risuscitato Gesù dai morti è dentro di te. Pensa a questo. Il più grande miracolo della storia, il più grande, è la risurrezione di Gesù Cristo. Un uomo morto che è tornato a vivere. Voi direte anche Lazzaro, sì, ma poi Lazzaro è morto. Lui è vivo per sempre. Quella stessa potenza che ha riportato in vita Gesù Cristo è dentro di voi. Quando voi ci comincerete a credere, comincerete a vedere i malati guarire. Invece purtroppo nelle chiese deve pregare il pastore. E io non pregherò più per malati. Non lo farò più. Lo farete voi. Come si fa? Che ne so, fallo. Ma qual è la tecnica? Non c'è.
Gesù ogni tanto guariva imponendo le mani, un'altra volta faceva il fango e lo metteva con lo sputo, e lo metteva un'altra volta, prendeva la saliva e toccava la lingua del muto e gli si scioglieva. Perché usava sempre modi diversi? Per far capire che non è una tecnica. Ma lasciati guidare dallo Spirito Santo, non è quello che fai, è chi c'è dentro di te. Mi ricordo una volta eravamo a predicare in Sardegna. Andammo in alcune comunità dove si sentiva una pesantezza spirituale allucinante. Ero io e due sorelle della comunità. Quando uscivamo fuori facevamo: dov'è la nostra chiesa? Arriva di ora, torniamo a casa. E uscivamo per riprenderci, andavamo nei campi a pregare. Dio era così buono che ci mettevamo a pregare e cadevamo a terra, perché non riuscivamo a stare in piedi, tanta era l'unzione che veniva su di noi. Queste due cominciavano a ridere a crepapelle, cadevano a terra, delle cose allucinanti. E una sera una di queste due sorelle aveva un mal di testa terribile. Secondo una persona proprio non ne può più. Io mi ricordo, era talmente l'unzione forte su di lui, che fece: io credo che posso guarire, Signore guarisci. E io non pregai nemmeno per lei, la toccai e dissi: e basta. Come la toccai senti fare, boom, e sparì di colpo. Solo toccando. Quando lo Spirito Santo comincia a prendere la tua vita, non sei più tu, è Lui. Fai qualcosa e accadono. Io ho visto accadere delle cose con delle semplicità. Quando tu cominci a cantare e sei sotto l'unzione e dici una canzoncina semplice, le persone cominciano a piangere. E tu dici: ma cosa sta accadendo? Sto solo cantando. Non sei tu, non è quello che fai. Si sta muovendo colui che è dentro di te e che è colui che porta la vita di Cristo e che fa delle meraviglie incredibili. Io ho un pallino per il battesimo nello Spirito, perché il battesimo nello Spirito mi ha cambiato la vita. E io ho un desiderio così tanto di vedere Gesù ancora di più, di vedere le persone battezzate con lo Spirito Santo. E adesso passiamo ai fatti. Spingete un po' indietro le sedie e ci alziamo in piedi. Desidero parlare a quanti ci stanno seguendo da casa. Di aprire il vostro cuore. Mettete, venite qui davanti, possiamo pregare. Ricordatevi una cosa. Lo Spirito Santo è una persona divina, ma è una persona. Non è, come lo chiamano i testimoni di Geova, la potenza attiva di Dio, dash forza attiva. Dersan, nuova forza. Lo Spirito Santo è la terza persona di Dio. È una persona. Lo Spirito Santo è una persona gentilissima, ma potentissima. È un galantuomo. Donna, ti piace il galantuomo? Non c'è un galantuomo come lo Spirito Santo. Cioè, lui fa quello che tu gli chiedi. Pensa, lui è il Signore della Chiesa. Perché chi è che Gesù e il Padre hanno lasciato con noi? Gesù ha detto: io vado via, ma è un bene che me ne vada, vi ricordate? Perché vi manderò lui. E starà con voi per sempre. Lui è qui. E questa sera noi stiamo rendendoci conto di lui qui. E appena tu gli dici: fallo. Cosa? Tutto. Quello che vuoi, lui lo fa. E quando lo fa e ti tocca, la tua vita non è più la stessa. Io so che voi siete battezzati nello Spirito Santo, qualcuno no, pregheremo adesso per il battesimo nello Spirito Santo. Mi ricordo una volta ero in un ritiro, una delle esperienze più belle che ho fatto, ero in un ritiro sulle Alpi, ero ragazzo, tanti anni fa, ero andato a fare un ritiro di formazione sulla liberazione e l'ultimo giorno pregavano per il battesimo dello Spirito Santo,
Questo uomo di Dio, ora torrai col Signore. Tacito, perché non la conosceva. Si mise seduto e semplicemente disse: io già ho stato battezzato dallo Spirito. Aprite soltanto il cuore. In quella stanza di cui eravamo in monastero, sulle Alpi, si manifestò una potenza tale che io mi ricordo che mi inginocchiai tenendomi alla sedia come se un uragano stesse spazzando via la stanza. Perché sono cadevano tutti. Persone che guarivano, addirittura l'ultimo che era rimasto in piedi. Lui uscì fuori e mentre andava al refettorio si fermò e cadde d'ordine. È stato il duello in terra. Mi ricordo sempre questa scena. E quel giorno io ho imparato che è una questione di cuore. Gesù vuole battezzarvi con lo Spirito Santo. E il segno che lui vi battezzerà con lo Spirito Santo è questa lingua nuova. Cominciate a parlare una lingua di preghiera e cominciate. Di questo poi ne parleremo il prossimo mercoledì. Ma intanto vi chiedo di aprire il cuore a lui. E anche a casa, se ci sono persone che non sono sicure, c'è la telecamera. Anche se guardate questo incontro registrato, vi chiedo di unirvi con noi. Se non siete sicuri di essere battezzati dallo Spirito Santo, seguite noi in questa preghiera, siamo in comunione affinché Gesù possa battezzarvi questa sera dallo Spirito Santo. Voi chiudete gli occhi, anche voi da casa, chiudete gli occhi, aprite le mani, in segno di ricevere, in segno di apertura. E chiedete a Gesù con tutto il vostro cuore: Gesù, battezzami questa sera nello Spirito Santo. Ripetilo proprio ad alta voce, senza paura. Gesù, immergimi nel fuoco. Sprigiona la potenza dentro di me. Io voglio essere testimone. Voglio vedere il regno di Dio manifestarsi con potenza attraverso di me. Voglio vedere le persone salvate. Voglio vedere le persone salvate. Un gran numero di anni, Signore. Voglio che la mia testimonianza sia potente. Voglio che la mia testimonianza sia potente. Ho bisogno di potenza per pregare. Ho bisogno di potenza. Ho bisogno dei doni dello Spirito Santo. Ho bisogno dei doni dello Spirito Santo. Perché il regno di Dio sia avanzato. Perché il regno di Dio sia avanzato. Dovunque gli andrò. Adesso alzate le mani, tenete la bocca socchiusa e cominciate ad aprire il cuore. Lui è già qui, lui è dentro di voi. E Gesù in questo momento vi battezza nello Spirito Santo. Ricevetelo semplicemente, senza fretta, ricevetelo, fatelo entrare. Fatelo entrare in ogni cellula del vostro corpo. Non abbiate paura di perdere il controllo, non abbiate paura che Dio rilasci la sua unzione, la sua potenza su di voi, nel nome di Gesù Cristo. Tenete gli occhi chiusi. Gesù, adesso battezzami con lo Spirito Santo. Quando sentite che queste lingue cominciano a uscire, fatele uscire senza paura. Cominciate a pregare.